Un'altra avventura della mucca moca. Questa volta mucca moca si cimenta con il formaggio. Moca va in biblioteca a cercare un bel libro da leggere. Moca adora andare in biblioteca. Trova un libro interessante. È l'Odissea, la storia di Ulisse. Moca ha la tessera della biblioteca e prende in prestito il libro. Seduta su un prato, Moca legge il libro insieme ai suoi amici. Le avventure di Ulisse appassionano tutti. Ad un certo punto, Ulisse incontra il gigante Polifemo. Il libro racconta che Polifemo fa il formaggio. Moca dice: «Voglio farlo anch'io!» Moca va al mercato e compra dei cestini speciali che si chiamano fuscelle. Per fare il formaggio servono anche una pentola e qualche limone. Due assioli aiutano Moca. Moca fa il latte. Lo mette a scaldare sul fuoco in una pentola. Il latte diventa caldo. Moca spreme nel latte il succo dei limoni. «Ha inizio la trasformazione!» dice Moca. E gli assioli osservano sbalorditi. «È vero! Il latte sta proprio cambiando! Si formano dei grumi perché il siero del latte si separa dalla parte grassa che diventa formaggio, proprio come quello di Polifemo», esclamano gli assioli. «Il limone ha fatto addensare il latte», dice Moca. Moca e gli assioli versano il contenuto della pentola nelle fuscelle. Il siero è liquido e scorre via, mentre il formaggio rimane nelle fuscelle. «Proprio come Polifemo!» ripetono gli assioli. Il formaggio di Moca è buonissimo e gli abitanti della valle vengono ad assaggiarlo. «La prossima volta farò anche la ricotta!» dice Moca. «Per fare la ricotta bisogna raccogliere il siero e cuocerlo di nuovo. Per questo si chiama ricotta. Cotta due volte», dicono gli assioli. Bene, l'avventura della mucca moca ci ha insegnato che si può fare anche il formaggio. Usare il limone da mettere nel latte e osservare che cosa succede. Bambini, volete provare? Fatevi dare una mano dai vostri genitori e provate. Buon esperimento!